Ciao ragazze, finalmente sono tornata sul canale. Mi scuso per l'assenza, ma come ben sapete, quando ho un po' di tempo libero, giro qualche video. Finalmente vi riesco a fare il video che vi ho promesso, sulle mie tinte della Wycon, come mi ci trovo, cosa penso, insomma, di questi prodotti. Fortunatamente con il tempo ne ho acquistate di altre, quindi riesco a mostrarvi più, colori possibili, perché comunque la Wycon è uno store che non è presente in tutte le città d'Italia e molte ragazze sono costrette ad acquistarli online. Devo dirvi la verità, il sito della Wycon l'ho utilizzato per. Ho fatto due ordini da lì perché comunque non ho modo di andare negli store. E se superate la soglia dei 9,90 euro, le spedizioni sono gratuite con il Corriere GLS, quindi è un ottimo servizio secondo me. Il problema è che è un sito che è fatto davvero male, soprattutto per le tinte. Diciamo, i colori che indica non sono fedeli, quindi consiglio sempre di vedere qualche swatch in giro anziché comprare fidandovi insomma del bollino che trovate sul sito, perché fa davvero cagare, 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 cagare. A proposito di tinte, prima di iniziare volevo farvi vedere il mio nuovo amore ed è questa tinta qui di Sephora che ho acquistato al Banchetto Magico per soli 3 euro. Tra l'altro ho avuto un culo pazzesco, se posso dirla tutta, perché mi hanno spiegato le ragazze sul gruppo MAC Cosmetics Italian Fanpage, che saluto e mando un bacione. È un gruppo davvero fantastico. Se non lo conoscete, dovete assolutamente andarlo a trovare su Facebook e iscrivervi. Mi hanno spiegato che questa tinta è questo colore, diciamo in particolare, che è il numero 15, è per il mercato USA, quindi sono contentissima di averla insomma trovata al Banchetto Magico, anche perché Salvatore mi regala sempre delle gioie immense. Voi sapete, che chi mi segue sa di cosa parlo. Al limite, per le nuove iscritte vi linkerò giù i video che ho fatto sul Banchetto Magico e tutti i prodottini che ho trovato in quel banchetto, che è un banchetto al mercato. Comunque porta davvero delle cose wow, come questa tinta che purtroppo dalla webcam non rende niente perché è un viola metallizzato. Vi posterò sicuramente una foto su Facebook e su Instagram, così si vedete insomma meglio il colore. Nell'info box trovate anche i miei contatti social. Molto bene, inizio subito perché le tinte sono davvero tante. Allora, inizio con la nude. La texture di queste tinte è molto particolare. Di primo impatto vi sembra tipo un gloss. Il tempo 10 secondi si asciugano. Sono stratificabili, quindi potete fare anche 2, 3, per alcuni colori anche 4 passate, non vi si sgretolano. Davvero ottimi, ottimi prodotti. Hanno un prezzo di 6,90 euro e hanno una vasta gamma di colori, perché adesso sono arrivate tipo al numero 30, perché sì, perché marrone gotico è 31. Quindi ne sono davvero una vasta gamma di colori da poter scegliere. Inizio con la 06, che è un nude marroncino, diciamo, perché c'è anche il nude rosato, che non mi ricordo il nome però, ed è questo bellissimo colore qua. È proprio uguale da come lo vedete. Molto bene, finalmente si riescono a percepire bene i colori, ed è questo bellissimo colore qui, davvero fantastico, dura tantissimo. Poi vi faccio vedere il famoso Sangria, che è lo 08, che io adoro. Io questi colori qua, tipo Sangria, Vinaccia, eccetera, eccetera, li ho dovuti prendere per forza sul sito, perché negli store è difficile trovarli. Questo è Sangria, come vedete è un rosso molto molto particolare con una punta di marrone all'interno, davvero bellissima, super coprente, bastano anche due passate ed è perfetto. Se volete intensificare il colore come faccio io, potete anche fare tre passate, vi assicuro che non vi si sgretola nella maniera più assoluta. Sono davvero molto molto buone queste tinte. Poi vi faccio vedere la prima che ho acquistato, che è la Borgogna, ed è la
04. L'unica pecca che hanno queste tinte è che portano soltanto il numero, il nome del prodotto ce l'ha, lo riportano sullo scatolo. Io se mi mettevo a conservare tutti gli scatoli non c'entrava più niente nella cassettiera, quindi li ho persi, cioè li ho buttati. Fortunatamente per me mi ricordo più o meno i nomi, eventualmente ce li ho qui sul telefono, perché comunque vi posto su Instagram le foto dei prodotti che acquisto, e prima di buttare insomma le scatole eccetera eccetera vi scrivo sempre i nomi. Questa è Borgogna. Per quanto mi riguarda, io ci faccio anche quattro passate di questa tinta qui, ed è questa, perché è un po' trasparente, il colore è spettacolare, dura quasi tutta la giornata, veramente è ottima. Mi sono innamorata ed è stata la prima tinta che ho acquistato, la Wycon, ed è spaziale veramente. Ecco, se metto così forse magari si vedono molto molto bene i colori, vedete, molto molto belli. Poi c'è il famosissimo Vinaccia, che è il 13, che molte ragazze non si trovano bene per quanto riguarda la stesura. Ho letto insomma che hanno avuto difficoltà perché si sgretolava, anche perché ora vi faccio vedere. Per ottenere il colore che vedete dallo stick bisogna farci un bel po' di passate, diciamo. Che vedete, questa è l'applicazione con il pennellino, che poi sono i classici pennellini da gloss, e vedete, non si stende in maniera uniforme, quindi dovete essere brave voi a saper lavorare bene il prodotto. Ma se vi devo dire che ho avuto problemi di stesura o di labbra secche, o che il prodotto mi si è screpolato e mi se ne è caduto a pezzi, questo no. È vero, quando metto questa tinta qui devo stare più attenta, devo stenderla bene, cercare di lavorare al meglio il prodotto per avere una stesura più uniforme possibile, e non mi ha dato problemi davvero. Ho un bellissimo colore, anche questo l'ho dovuto ordinare dal sito perché negli store non è mai disponibile. A Salerno c'è sia lo store al centro che al centro commerciale Maximol, ma purtroppo io non le ho mai trovate, quindi me le sono ordinate dal sito. Vi ripeto, dopo i 9,90 euro di spesa, le spedizioni con corriere sono gratuite, quindi un ottimo servizio secondo me. Poi abbiamo la 29 Marsala, che è bellissima. Questa è... l'ho presa, diciamo, nel periodo di Natale proprio, sì, che sono andata al centro commerciale, mi è piaciuta e l'ho voluta prendere. Tanto sono una garanzia queste tinte. La maggior parte dei colori, vedete... Questo è Marsala, molto molto bello, è tipo un marrone, marroncino rosato con una punta di rosso, molto molto belli i colori, che bello, si vedono bene gli swatch, sono contentissima. E questa qui è davvero super super coprente, come la vedete, io con questa anche due passate, e vi assicuro è perfetta, veramente perfetta, ed è la numero 29. Oh yes. Poi abbiamo la 26, che è il nuovo fucsia, ed è il prugna, mi pare, viene chiamata così, perché poi l'altra è il lampone. Io fortunatamente me le ricordo, perché sennò questa pure è molto bella, però necessita di diverse passate per avere un colore bello intenso. Eccola qua. Questa è il prugna. Su una mia amica gli fa un effetto tipo Fof di MAC spettacolare. Su di me è proprio questo colore qui. Ovviamente io, per renderlo più intenso possibile, ci faccio 3-4 passate, perché vedete, rispetto ad altri colori è un pochettino più trasparente. Poi ovviamente la pigmentazione cambia a seconda del colore che andate a scegliere. Questo è così un po' con tutti i prodotti. Però devo dire, anche lei
si è comportata benissimo, non mi ha dato problemi, davvero fantastica. Io vi ripeto, adoro le tinte di Wycon perché poi, come potete vedere anche dagli sboccio, danno veramente una vasta gamma di colori, tutti molto belli tra di loro, quindi sono contentissima. La 11 è Lampone, che è un colore molto bello. Questo qua pure è bello pigmentato. Eccolo qua, vedete? È proprio così, molto molto pigmentato. Questo qui bastano due passate ed il prodotto è perfetto, davvero. Molto molto bella. E come ultimo acquisto che ho fatto di recente è la numero 31, che secondo me è un colore fantasmagorico, davvero, ed è marrone gotico. Io sto cercando in tutti i modi di salvare questa tinta perché purtroppo mi sta dando dei problemi. E lo potete vedere anche dallo swatch. Rispetto agli altri, lo swatch è meno pigmentato, più trasparente. Io credo che hanno cambiato la formulazione di queste tinte perché c'è un abisso, per quanto riguarda la texture, dalle prime che vi ho swatchato a questa qui. Poi hanno fatto quella lì con il blu, che non mi ricordo, quella viola e la nera che volevo prendere, però davvero è imbarazzante come si presenta, perché praticamente è trasparente con un pochettino di colore nero, grigiastro, era qualcosa di improponibile già sbocciata. Questo è il marrone che, come potete vedere, non risulta uniforme. Io infatti sto facendo di tutto per salvare questa tinta. Ho provato sia con un primer labbra, l'ho applicata con vari strati leggeri, non ho caricato il prodotto proprio perché non volevo che mi si sgretolava nella maniera più assoluta, ed è andato miseramente fallito. Poi cos'altro ho fatto? Ho fatto solo il contorno delle labbra e ci ho applicato due strati sottili di questa tinta qua, eppure mi è andato miseramente fallito il tentativo. L'unica cosa che me l'ha fatto durare un po' di più e non mi si è sgretolata o mi si faceva, mi si toglieva proprio all'interno delle labbra, che è bruttissimo, è la matita. Ho utilizzato una matita occhi waterproof marrone, qualsiasi tipo di brand che avete a casa va bene, anche quella di Essence automatica. Io ce l'ho uguale, della P2, che non mi ricordo, si chiama Dark Brown, una roba di queste, e ho fatto il contorno labbra, ho riempito le labbra con questa matita qui. E mi è durata la tinta. Ho avuto qualche segno di cedimento, ma ci ho anche mangiato roba che prima non potevo fare. Quindi in questo modo sto salvando questo prodotto, che purtroppo mi ha deluso perché mi aspettavo tantissimo cioè questa tinta qui, perché ha un colore, raga. Allora, il colore effettivo è questo. Quando voi andate a stendere sulle labbra è proprio questo colore. Il problema è che per ottenere questo colore dovete farci tante passate. Quindi, se la utilizzate a solo vi si sgretola, io vi consiglio di abbinarla per forza a una matita. Anche la Wycon fa le matite abbinate alle proprie tinte. Quindi date un'occhiata al sito Wycon per le matitine e abbinateci assolutamente la matita, perché sennò purtroppo vi deluderà come ha deluso a me. Gli do non la boccio del tutto perché il colore, raga, è veramente spettacolare. Non c'è un brand italiano che ha proposto un colore di questo tipo, quindi onore alla Wycon perché veramente ha proposto un colore bello, innovativo, e poi è matte, insomma. E niente, questo è tutto, ragazze. Vi sboccio anche questa, che magari sbocciata rende meglio che sulle labbra. Ed è, vi ricordo, la 15 di Sephora. Stesura spettacolare, niente da dire. Già ho qualche tinta della Sephora e mi ci trovo divinamente. Eccola qua, molto molto bella, vedete? Il colore pieno, si stende facilmente, non secca le labbra, confortevolissime. E nulla, questo è quanto, ragazze. Io vi bacio tutte, vi ringrazio per tutte le ragazze che mi hanno scritto in privato che aspettavano un mio video. Spero di esservi stata utile con questo video. Se avete qualche tinta, fatemi sapere voi come vi trovate, che tecniche utilizzate. Anche per chi possiede la 31, datemi qualche consiglio su come posso utilizzare al meglio questa tinta.
E niente, io vi bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!